comunque ci siamo, vi ringraziamo per la pazienza di aver atteso ancora un po'. Vi do il benvenuto alla Fiera delle Parole, organizzata dall'Associazione Cuore di Carta in collaborazione con il Comune e l'Università di Parma. Rubo poco spazio ad Andrea. Chi ha letto almeno qualcuno dei suoi numerosissimi romanzi saprà che, oltre che scrittore, è anche medico. Non so se è più medico o più scrittore, ma ce lo dirà lui. Il suo esordio in narrativa avviene nel 1990 con un romanzo breve, un racconto lungo, Il procuratore, che prende subito un premio, un altro nel 1996 con molti altri in mezzo. Il grande successo arriva nel 2003, pubblica da Garzanti, ha più di 30 titoli, non so se tutti di narrativa di 30 anni e viene ormai unanimemente considerato come uno dei più grandi narratori italiani di questi anni. Grazie per la... Allora, sì, grazie, ti chiederei un po' di sederti qua perché mi sento davanti a tanta gente, mi sento solo. No, grazie, bravo, sei anche abbozzato. Grazie per la pazienza di avermi atteso, ma come diceva prima il mio ospite, c'è stato un qui pro quo per cui ci ha indirizzato diversamente. È importante vedersi finalmente qui. Io dovrei parlare di Galeotto Fulcoli, però la cosa non mi garba assolutamente, perché una delle cose che mi piace di più di questi incontri, soprattutto con molta gente, niente, però a casa non mi vuole trovare una cosa che disturba, se non disturba qualcuno del pubblico, è chiacchierare a un certo punto, cioè sciogliere il ghiaccio, diciamo, di questi incontri e poi dopo chiacchierare con chiunque abbia voglia di farlo. Non è che Galeotto Fulcoli mi stia particolarmente antipatico, anzi è un libro al quale sono particolarmente affezionato, ma siccome fa parte di quella sorta di rosario di storie che nascono, che riesco per fortuna a cogliere nel paese in cui sono nato, mi piace partire proprio dal luogo natale, che è il luogo appunto dove queste storie fioriscono. Il paese si chiama Bellano, e qualcuno può anche ridere se vuole, perché noi siamo da tempo abituati, diciamo, alle facezie che vengono confezionate attorno al nome, a noi, al nostro paesello. E a proposito del quale ricordo un episodio che risale ormai a una decina di anni fa, durante un incontro a termine del quale eravamo a Roma, una signora siciliana con molta gentilezza, con molta buona grazia, una signora onusta di anni e di ori, mi si avvicinò e, temendo veramente di offendermi, mi chiese se, mi disse: ma dottore, ma questo paese Bellano esiste davvero? Io avrei dovuto rispondere con una frase alla Camilleri, di cui sono un grande ammiratore, gli avrei risposto volentieri: minchia sì, esiste come? Io ci sono nato nel 1956, ci vivo tuttora e ho sempre trovato grandi motivi per essere fedele, diciamo, a quella terra che, oltre ad avermi nutrito e alimentato, mi ha dato la fortuna di poter cominciare a raccontare delle storie. Devo dire che sono anche particolarmente fortunato, perché sono nato all'interno di un contesto familiare molto allargato, molto divertito della vita e divertente di conseguenza. Quindi c'è stata questa trasmissione di gioia del vivere, del prendere, insomma, della vita il bello e il buono. E il prototipo di questo, diciamo, di questo modo di vivere in allegria, cercando di dimenticare le cose brutte che la vita ci può offrire, è una specie di zio. Io so che tra di voi c'è almeno una persona che questa storia la conosce già, lo prego, visto che in prima fila, di perdonarmi questa petizione, come dicevano i latini, repetita iuvant, e lo faccio a beneficio di chi invece questa storia non l'ha mai ascoltata, perché è proprio propedeutica al mio modo di raccontare e di andare alla ricerca
delle storie. Ed è la vicenda romana, questa specie di zio, specie di zio perché non era uno zio di sangue parentale vero e proprio, ma una di quelle figure talmente frequenti, diciamo, nelle presenze familiari da diventare zio sul campo, insomma, senza nessun bisogno che ci fosse un'affinità di sangue. Si chiamava Esilio. Beh, è vero, io so che qualcuno di voi si chiamava Esilio perché in quegli anni lui nacque più o meno nei primi anni del 1900, i documenti anagrafici erano compilati a mano ed era quindi facile che venisse malinterpretata la grafia del compilatore, per cui il suo nome avrebbe dovuto essere Emilio, Castiglio, non lo so. Di fatto fu Esilio e fu una delle tante cose che gli servì in vita per ingannare, diciamo, i suoi frequentatori, tra i quali il sottoscritto. Un personaggio, devo dire, fantastico dal punto di vista, se lo vogliamo guardare, diciamo, con l'occhio di un cineasta abituato alla commedia umana, alla commedia all'italiana, quella in bianco e in bianco e nero, che nacque con una caratteristica principale inscritta a lettere maiuscole nel DNA. Non aveva nessuna voglia di lavorare e si applicò a questo tipo, diciamo, di attività con una tenacia tale che riuscì a campare fino al giorno in cui morì, se oltre i 70 anni, senza aver mai lavorato un giorno in vita sua. Riuscì a campare fino attorno ai 40 anni alle spalle del suo genitore, che era un impiegato di studio notarile. Dopodiché, dovete, diciamo, per questioni legate proprio alla vicenda della vita, dovete sposarsi, e sposò una persona che poi divenne anche lei parente presa, la nostra Zigarino, una persona di padre inglese e di madre piemontese, dal carattere assolutamente poco piacevole, particolarmente brutta, anzi bruttissima, anzi di una bruttezza ineffabile. Io non ho... è vero. Purtroppo non ho parole per definire la bruttezza della zia Nina. Mi avrebbe fatto molto poco avere una gigantografia da portarmi in giro per mostrarla, avrei risparmiato un sacco di parole. Io prego di credere che comunque era brutta, e oltre che brutta era anche antipatica, era anche avara, era anche putacica, non rideva mai, aveva tutta una serie di caratteristiche per le quali sono diventata una persona di difficile frequentazione. Lo zio Esilio la sposò per due principali ragioni. La prima, perché in quel tempo si erano messo in guai con una bravissima e anche carina ragazza, diciamo, del paese, che aveva però un grave difetto. Il difetto era quello di essere figlia di padre operaio e madre casalinga. La logica conseguenza di un tale matrimonio sarebbe stata che lui avrebbe dovuto lavorare per mantenerla, cosa che non gli era assolutamente consona. La seconda ragione che lo portò a sposare la zia Rita fu invece il fatto che lei aveva già un bel negozio avviato in Londra, un negozio che vendeva generi coloniali, tè, cose di questo genere, e quindi avrebbe concesso la possibilità di allontanarsi dal paese e di campare tranquillamente senza dover lavorare. Quindi passò una trentina d'anni in Inghilterra, questo mio zio Esilio, una trentina d'anni dopo i quali ovviamente anche lui trovò il suo destino. E la cosa singolare, l'epitaffio, diciamo, della sua vita fu quando morì. Quando morì, la sua moglie, la zia Rina, telefonò la triste notizia a mia nonna Maria, che era la corrispondente sulla Bicomo delle notizie che arrivavano dall'Inghilterra, e telefonicamente le disse: è morto l'Esilio senza far fatica. Che è una cosa straordinaria, non pensata, credo, assolutamente non voluta, ma una logica conseguenza, diciamo, di una vita condotta senza fare assolutamente nessuna fatica. Ora, cresciuto all'interno, diciamo, di un plan
plankton di questo genere, questo è stato, diciamo, il mio pavum, il mio terreno, diciamo, di coltura. Mi sono sempre interessato a storie, a storie di questo genere. E Galeotto fu un foglio del quale continuo a voler parlare, perché, diciamo, è un libro da leggere, non è una cosa scritta e fatta per essere letta, non per essere raccontata. Ma mi piace continuare, diciamo, a ricercare poi storie di questo genere. E devo confessare che attualmente sono sulle tracce di una storia altrettanto intrigante, altrettanto, diciamo, interessante, che è quella che riguarda invece un farmacista. Ora, io non so se qualcuno di voi ricorda o conosce un po' la figura di Cesare Lombroso. Cesare Lombroso, un personaggio a suo modo straordinario, che dettò fino ai primi anni, diciamo, del Novecento, dettò la psichiatria. Le sue teorie arrivarono a influenzare in maniera anche pesante, diciamo, la legge, il codice penale, eccetera. Ora, questo farmacista che passò per le nostre terre tra il 1919 e il 1925 venne definito da uno psichiatra lombrosiano, diciamo, di cultura, un monomaniaco. Monomaniaco perché? Perché aveva questa, diciamo, questo carattere che lo portava, diciamo, ad innamorarsi di qualunque cosa, innamorarsi in maniera assolutamente definitiva per un certo periodo. Perché mi sto interessando alla sua figura? Perché passò alla storia del nostro paese per aver inventato, prodotto e messo in commercio una tisana passativa. Ora, già questo fatto, cioè, mi ha subito stupito, mi ha fatto ragionare sin dall'inizio, dico, perché un farmacista che giunge tra di noi ha come idea principale, come scopo della sua vita, inventare una tisana passativa. Che era molto un poco distintici allora, non lo so, forse magari caratterialmente un po' sì, come caratteristica di tanti, diciamo, che abitano sul lago. Beh, devo dire che la sua invenzione fu un'invenzione notevole anche, diciamo, nel nome in cui la lanciò nel commercio, perché, pensate bene, un colpo di genio la nominò ipso facto. Era una tisana lassativa che funzionava una meraviglia, poi venne superata col passare degli anni, diciamo, da lassativi più moderni, meno indaginosi, perché era una sorta di miscuglio, diciamo, di erbe che lui raccolse in Svizzera quando si trasferì a Mendrisio dopo un matrimonio finito, eccetera. Una tisana che però per parecchi anni un grande successo sugli scaffali delle farmacie e non solo. Ad esempio, fu merito delle massaie bellanesi scoprire che la tisana, il suo fatto, era in grado di sgorgare qualunque tipo di tubo, fosse un cesso intasato, fosse un lavandino che scarica la mare, bastava prendere, far bollire un po' di queste erbe e prendere l'acqua di bollitura e buttarla, diciamo, nel lavandino, un cesso che sia, e il fenomeno carminativo si operava anche, diciamo, sulle... Addirittura ci fu un veterinario, altra figura molto interessante sulla quale è stato fatto un legale, che la utilizzò per ridurre la percentuale di umidità presente nelle stalle, diciamo, in alcune stalle dove, stante appunto l'umidità, gli animali soffrivano e crescevano, rendevano quindi molto meno, quindi la utilizzò anche come suo fumigio, per non parlare poi dei giovanotti che la fumarono anche nella pipa, ottenendo a quanto pare effetti allucinogeni, diciamo, pseudo allucinogeni. Ecco, lei mi fa una cortesia, così mi dà la possibilità di bere a canna. Sì, è molto divertente quello che sta raccontando, ma è tutto vero, davvero. Ascolta, io se appena può, allora, durante i pomeriggi di ambulatorio tento di dire la verità. Al di fuori degli orari di lavoro, di impegno professionale, racconto anche delle grappate, questo lo posso garantire. Però devo dire che non sono mai partito da qualcosa di puramente
inventato. La mia partenza è sempre una partenza reale. In Galeotto fui con gli spreco due parole soldi per questa storia. C'è questo fatto realmente accaduto nel 1935, di cui esiste un verbale della caserma degli allora rigidi carabinieri. Si trattò del ritrovamento di un discreto numero di monete d'oro antiche e preziose da parte di un gruppo di muratori mentre stavano ristrutturando un edificio che sarebbe diventato poi una scuola pubblica. Ora, questi muratori naturalmente tornati tra le mani un tesoro di questo genere se li divisero e trafugarono, evitando di tradurre poi dopo in moneta corrente. La cosa venne di pubblico dominio perché uno di loro una sera all'osteria, dopo aver esagerato, si vantò di questa sua improvvisa ricchezza. La cosa arrivò alle orecchie, diciamo, dei carabinieri che avviarono un'indagine e reperirono, diciamo, parecchie di queste monete, alcune delle quali erano state addirittura vendute a Milano e vennero reperite in un'orificeria. Questo semplice fatto mi è stato estremamente utile per cominciare, diciamo, a ragionare attorno a quel mondo. Io la storia l'ho ambientata nel 1930, non nel 1935, ma per raccontare, diciamo, recuperare anche un'epoca. Senza un racconto, senza un aneddoto, senza anche un pettegolezzo, io non riesco a partire. E credo che l'esempio migliore sia Olive Comprese. Lo sapete già tutti come è cominciato, allora non lo racconto. Ah, qualcuno non lo sa, quindi a beneficio di chi non lo sa, come dicevo prima, abito in un paese che conta 3.300 persone, ci conosciamo tutti, ci chiamiamo per nome, nessuno mi ha mai chiamato dottor Vitali, al massimo mi chiamano dottor Andrea, che è una cosa che mi stupisce, non sono per tutti l'Andrea. Questo testimonia l'estrema confidenza che ci unisce, una confidenza che a volte è inutile negarlo, dà anche un po' fastidio, ma che in molti casi invece produce degli effetti assolutamente positivi. Devo dire che Olive Comprese è uno di questi effetti e io devo ad una grande amica che si chiama Erbelinda, il nome non è assolutamente inventato, vi prego di crederlo, che mi vuole un sacco di bene e dopo aver scoperto questa mia, diciamo, passione per la narrazione anche un po' fantastica, un bel giorno, verso le prime ore di un pomeriggio di luglio, mi vede seduto in panchina, e qui devo aprire una parentesi, su una panchina sulla quale io non siedo più da anni, perché credendo sicuramente in buonissima fede di farmi onore, un sindaco della passata amministrazione ha fatto apporre nel muro davanti alla panchina una targhetta con su scritto: qui si siede l'Andrea Vitali. È una cosa che merita di essere vista, perché il muro davanti a questa panchina ha l'aspetto di un colombaro. Sopra la targa c'è anche una piccola tettoia che la protegge da eventuale pioggia, grandi o neve, e sotto invece c'è un comodo appoggio per chi voglia mettere il lumino o gli eventuali fiori di plastica. Io dal momento in cui questa targa è stata inserita, non ce la faccio, cioè onestamente non ce la faccio, ho chiesto alla recente amministrazione di ascoltare questa targa, che mi mette tristezza tutto sommato ogni volta, ma la cosa pare che non sia fattibile, uno per non offendere l'amministrazione precedente, due per non commettere atti di vandalismo, per cui lo passo di tocco e poi dopo ho cambiato panchina, non mancano le panchine sul lungolago, diciamo, di Bellano. Quando comunque quel luglio la mia amica mi viene in panchina, la targa ancora non c'era. Sono le 2 del pomeriggio, è caldo, generalmente io mi faccio questa mezz'oretta prima di entrare in ambulatorio, che è una mezz'oretta che soprattutto nei mesi estivi è estremamente
insegna, perché c'è il silenzio post pranziale, c'è la possibilità di raccogliere i pensieri, di guardare, di ascoltare, insomma, e chiacchierare in santa pace. Ermelinda scende da casa sua, visto che abita lì di fronte, e si siede accanto a me e poi mi dice: io so che a te queste cose piacciono. E mi tace, esattamente come avete fatto voi, mi tace assolutamente. Perché Ermelinda, essendo donna, furba, avendo un'esperienza di vita, è così. E spesso dice: io ho una cosa da raccontarti, ma non adesso. E mi chiede, quando lo fa così, io mi sento un cavillo, non so se avete presente cos'è il cavillo, ma è uno dei pesci più comuni del lago, insomma, anche dei più fessi, tutto sommato, se vogliamo. E mi sento proprio un cavillo con l'amo all'angolo della bocca e con lei che ha la canna in mano e che decide di tirarmi di mano piano, piano, finché poi arriva il momento in cui mi tira fuori e mi racconta la storia. E quel pomeriggio ovviamente lei era assolutamente in vena di racconto e abbassa il tono però della voce, beh, anche se eravamo da soli, non c'era nessuna necessità, so che abbassa il tono della voce, e mi dice: ma tu aveva sai quanto pesava l'affare di quello là? Affare, secondo me, Ermelinda, è l'apparato genitale maschile. Quello là, invece, io lo dico qui, cioè, perché non sono tutti naturalmente a fare nomi e cognomi, non mi piace, insomma, ho pieno rispetto della privacy. Per Ermelinda, quello là, nome, cognome, mogli, figli, amanti, attività, lecite, e tutta una serie, diciamo, di informazioni che completano, offrono il personaggio, dopodiché basta raccontarlo, basta scriverlo, il gioco è fatto. Ora, per me quello là era un personaggio della mia infanzia, che io ricordavo, sì, ma non potevo sicuramente andare a sapere quanto pesasse da fare. Allora Ermelinda abbassa ancora un po' il tono della voce e mi dice, in dialetto, poi traduco: pesava 1,5 kg. Pesava 1,5 kg. Una cosa assolutamente incredibile. Se qualcuno di voi ha avuto la sfortuna o fortuna di leggere un libro comprese, si renderà conto che io gli ho tirato via 3 etti, ho fatto 1,2 kg, mi sembra già di aver esagerato, insomma, nonostante avendo studiato l'anatomia umana, non mi sembra che... Ecco, in quel momento io capii che Ermelinda non mi credeva, perché lei ha un carattere un po', insomma, particolare, cioè quello che lei dice è verità. Guarda,